è importante poter decidere se lo si vuole di non essere sottoposto a una condizione di sofferenza insopportabile che può essere come una tortura per le persone. L'ho toccato con mano ascoltando le richieste di tante persone in Sardegna, le storie di Giovanni Nuvoli, di Walter Piludu, che hanno portato alla legge sul testamento biologico. Con l'associazione Luca Coscioni diciamo dal corpo delle persone, dei malati, al cuore della politica. Bisogna fare le leggi ascoltando le urgenze delle persone in condizioni di sofferenza insopportabili. Oggi per farlo serve il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. È un referendum proprio per scegliere tra l'eutanasia clandestina, che c'è già purtroppo, e l'eutanasia legale. Ma servono 500.000 firme autenticate e certificate. Stiamo andando molto bene, oltre 370.000 firme raccolte in Italia, oltre 10.000 firme raccolte in Sardegna. Si può firmare ai tavoli che trovate sul sito referendum.eutanasialegale.it o nei comuni, in tutte le sedi dei comuni. A breve, nei prossimi giorni, se tutto va bene tecnicamente, si potrà firmare anche con sottoscrizione digitale per SPID. L'invito è anche a dare una mano come volontari e come volontari, perché si stanno aprendo punti di raccolta in tutta la Sardegna, anche in paesi più piccoli, non solo nelle grandi città. Penso che riusciremo in questo modo a iscrivere un grande appuntamento di libertà e di laicità per un nuovo diritto civile in questo paese.